Amici sportivi, benvenuti da Leonardo Tondi e da Angelo Nai. Partita che è appena iniziata. Pianese che si era subito spinta in avanti, subito nelle prime battute. Si va a vedere convinto, riceve lui. Questa è una bella palla. Ancora convinto con il sinistro, prova a metterla in mezzo. Qua non si intendono. Ed è rete, gol. Rete di Tascini. Qua che in cosa hanno combinato tra Dragoni e il suo difensore. Non si sono capiti due. E attenzione, perché potrebbe avere anche risvolti da un punto di vista fisico, Leo. Infatti rimane giù il portiere. Sì, tra l'altro il traversone di Convitto non sembrava tanto insidioso. Ci ha messo però il piede il difensore del Cascina, che è andato ad ostacolare il suo estremo difensore. E diciamo, Leo, qua incolpevole il portiere del Cascina. La grande finta qui di Convitto. Bravissimo. A buttare l'uomo in gran tunnel. Passa Convitto, la mette in mezzo. Calcio d'angolo. Il solito trovato sulla battuta. Parte adesso. Palla tesa sul secondo. Che gol. E c'è la rete. Ancora sempre lui, Leo. Tascini. Sempre lui. Colpevolmente solo, però. Quarto gol in tre partite in casa per la Pianese. Era letteralmente solo in mezzo all'area di rigore. Ha potuto coordinarsi e metterla dentro. Con un gran destro al volo. Ma che giocatore che ha preso la Pianese. Mamma mia, altra doppietta. E ricordiamo che siamo solo al minuto 20. Buona qua la palla per il numero 11, che si riporta sul destro, poi ancora sul sinistro. Palla messa in mezzo. Bravo Folino di nuovo. Molto bravo Folino di nuovo. Attenzione a Remorin, la batte sul primo. Gran colpo di testa che però finisce sul palo. Poi altra occasione, palla che rimane lì. Bellissima qua la girata però del giocatore del Cascina. Che Tascini, palla! Canna e sponda per Lepri. Attenzione qui alla mancata presa di Dragone. Con un po' di difficoltà Dragone in questa situazione, però. Altra grandissima sponda di Tascini, esatto. E anche bella conclusione di Lepri, un po' centrale, però non era facilissimo. Altra parte verso Convitto, va a puntare l'uomo Convitto. Se la porta sul destro, poi prova il tiro. Che bella occasione! Fuori. Che bella occasione! Si è acceso il numero 10 della Pianese. Trovate per Convitto, ancora il destro di Convitto, troppo centrale questa volta. E palla persa e Remorini può attaccare, però Convitto recupera e poi un destro insidiosissimo. Mamma mia, la terza volta che ci prova e va vicinissimo ancora al bersaglio rosso, il numero 10. Gianni l'appoggia per Cesario, poi grande palla qua con il sinistro. E qua gran gol, bello questo di gol di Mencalli. Da sottolineare un'apertura che favolosa di Cesare, di Mancino poi. Incredibile. Attenzione qua, ancora alla grande incursione di Mencalli. Qua molto attento Crispino. Fischia adesso, parte proprio Remorini, palla che rimane lì. Attenzione a Cesario che finisce a terra, poi una mischia e poi la rete! La rete del pareggio. Ha segnato Bardini in mischia. Passiamo a Bardini in mischia, furibonda. In area di rigore del Pianese. La trattenuta. Poi il destro palo. Palla che finisce tra le mani di Crispino. Fortunata la Pianese. L'appoggio è verso Modic. L'appoggia per Convitto. Prova il destro. Poi Modic c'è sul sinistro. Ribattuto. E può ripartire il Cascina. Aria di rigore affollatissima. Parte Convitto, va direttamente. Gol strepitoso! È un gol strepitoso quello di Convitto. Che gol ha fatto! Bellissimo! Gol magnifico! Mamma mia, l'episodio che serviva alla Pianese. Salgono tutti. 3 minuti circa, attenzione. Qua Convitto anche la possibilità di fare. Attenzione, ha tirato centrocampo, prova all'Eurogol. Se lo faceva Leo, veniva giù davvero dallo stadio. Finisce Leo! Finisce qui la partita, Pianese che vince per 3-2 contro il Cascina, ricordiamo le reti di Tascini, la doppietta e poi Convitto con un gran calcio di punizione. Per gli ospiti invece ha segnato Bardini e Mencalli. Una grande Pianese Leo, una grande Pianese che ha saputo reagire alle avversità. Secondo tempo che era partito malissimo con due gol da parte del Cascina, aveva rimesso in piedi la partita, poi la punizione magistrale di Roberto Convitto
porta la Pianese alla vittoria, che continua a volare in casa. Adesso sarà attesa una trasferta impegnativa come quella di Flaminia, dove dovrà confermarsi per continuare a risalire la classifica. Quindi un saluto e grazie per averci seguito da Leonardo Tondi e da Angelo Nai.